Benvenuti, qua siamo nella sala multimediale del Museo della Gambarina. Io sono ormai ospite loro da 37 anni più o meno, e anche se purtroppo per 30 anni poi sono mancato per motivi di lavoro. Ma ho voluto recuperare subito rientrando in Alessandria, anche per cercare di dare un attimino un po' una scossa a una città un pochino dormiente, non come una volta, perché effettivamente una volta c'erano più problematiche che facevano dire a Umberto Eco cose che non stavano probabilmente nel cielo né in terra, perché dove c'è la volontà si può fare veramente, veramente tutto. È chiaro che io faccio l'archeologo, ormai sono in pensione, ho fatto l'archeologo per un po' di anni e ho lavorato per l'Università di Genova e girando un pochino per il mondo. La mia specializzazione però, io mi sono specializzato in paleontologia e paleoantropologia, quindi sono tempi molto lontani da noi, dove ancora la storia non esisteva, esisteva soltanto il discorso di gente che cacciava, gente per sopravvivere e soprattutto che ci hanno lasciato testimonianze personali, nel senso che troviamo proprio i loro scheletri e li studiamo per cercare di capire più o meno quella che è stata l'evoluzione dell'uomo. Argomento difficilissimo, complicatissimo, che è meglio non entrarci perché sennò non ne usciremo più. Però è chiaro che girando poi ti vengono, vedi tante cose, arrivi magari come quando sono scavato in Israele, arrivi a conoscere delle persone che poi ti indirizzano, ti raccontano, ti parlano di tante cose che sono successe, tra cui i vari discorsi delle crociate, gli scontri dovuti alla religione. Quello che mi ha affascinato poi è stato appunto l'ordine templare, che è stato un ordine che è nato nel Medioevo e che ha dato poi effettivamente uno scossone alla storia per almeno due secoli e mezzo. È un discorso abbastanza problematico per noi archeologi, perché l'archeologo purtroppo si deve basare su dei riscontri oggettivi, perché chiaramente se non ci sono le prove tangibili noi non crediamo a nulla. Cioè, le parole sono bellissime, ma se non hai non puoi toccare con mano, o perlomeno dei documenti che dimostrino le cose per come sono veramente successe, noi è come se avessimo buttato al vento il nostro lavoro. Quindi il lavoro dell'archeologo è un lavoro che qui è un po' parallelo, perché qui ci vorrebbe più uno storico molto bravo. Voi avete qua in Alessandria il professor Barbero, che nel campo del Medioevo è veramente un'eccellenza. E per quanto mi concerne, il discorso dei Templari l'ho preso grazie anche all'aiuto di alcuni colleghi di varie università che ho conosciuto nel corso degli anni e che si sono proposti di fare delle ricerche, avendo trovato dei documenti antichi, di fare delle ricerche anche riguardanti la nostra città. Adesso all'improvviso è diventato azzurro, io non ho toccato niente, stavolta non c'entro, perché io sono, da buon archeologo, sono un po' avvezzo a tutte le tecnologie, quindi specialmente con questo coso qui che bisticciamo tutte le volte, perché punto da tutte le parti meno dovrei puntare, ma questo è un difetto mio personale, proprio non sono portato per questo tipo di cose, ma cerchiamo comunque di adattarci, perché gli anni passano e di conseguenza dobbiamo anche adeguarci a quella che è l'evoluzione tecnologica dell'essere umano. Per quanto riguarda l'evoluzione dall'altra parte, vabbè, lasciamo stare, sono cose che poi magari potremmo vedere insieme in qualche altra conferenza. Perché i Templari ad Alessandria? Perché effettivamente nel corso degli anni ci sono state parecchie persone che si sono avvicinate a questo tipo di problematica. E ricordo anche dei vari professori che si sono occupati, perché in Alessandria non esistono probabilmente degli archeologi professionisti o comunque, ma esistono dei buoni docenti, dei bravi professori che nel corso degli anni si sono interessati a spulciare tutti i documenti possibili e immaginabili che si potevano trovare nelle varie biblioteche, e di conseguenza si è creata poi una sorta di ripetita iuvant, perché alla fine tutti vanno a pescare sempre le solite cose e ti raccontano sempre le solite storie. E allora ho detto, vabbè, in base a questi due nuovi ritrovamenti che ci sono stati da parte dei miei colleghi, dove mi hanno praticamente
messo a disposizione queste scoperte, sono venute fuori due cose importanti. Una, che Alessandria ha dato ben 15 cavalieri templari, i cui nomi sono stati trovati nel rotolo di Sion, che è un documento che viene dagli archivi dell'Università Rabbinica di Gerusalemme. Anche perché, avendo chiaramente dei contatti con questo tipo di accademie che si dedicano molto alla ricerca anche documentaria, non soltanto a livello di quello che hanno lasciato i popoli antichi, siamo arrivati appunto a scoprire i nomi di questi 15 templari, che poi vi ripeterò per la quarta volta alla fine della conferenza, della chiacchierata. Io non mi reputo un conferenziere, mi reputo una persona che mette del suo per poter cercare di condividere quelle che sono, diciamo, le nuove scoperte, quelli che sono i nuovi studi fatti non solo sulla nostra città, ma io qui ho presentato quasi 50 conferenze nell'arco di 4 anni e devo dire che ho toccato un pochino tutte le civiltà del mondo antico e ho fatto poi diverse, insomma, considerazioni, ma sempre cose mie, cioè nel senso che non pretendo di insegnare niente a nessuno. Io cerco di dare la mia esperienza. Una cosa che dobbiamo cominciare sicuramente a vedere è il discorso come nasce il discorso dei templari. I templari erano dei monaci guerrieri, praticamente fondano, addirittura ricordiamo la fondazione dovuta a Bernardo di Chiaravalle, e di conseguenza voleva creare un corpo che potesse dare ausilio a quelli che erano praticamente i pellegrinaggi nella Terra Santa. Sono riferiti molto di più che alla Bibbia, sono riferiti al Vangelo, che è un appendice della Bibbia, cioè praticamente quando hanno creato la religione cristiana a tavolino, cioè è stata un'azione di marketing molto importante. Praticamente che cosa hanno fatto? Per trovare dei collegamenti hanno visto che la Bibbia ebraica, la Bibbia masoretica soprattutto, quella che verrà dopo, da cui prenderemo altre nozioni, era adatta per poterci agganciare quelle che sono le credenze che poi diventeranno quelle religiose, senza intaccare troppo quella che era la religione romana, quella che era praticamente la religione politeista di Roma, che Roma allora praticamente era la parte più grande come impero di quello che era il mondo allora conosciuto. È chiaro che il fatto dei templari, il fatto di adorare, di mettono sempre come entità la figura di Yeshua Bar Yusuf, che sarebbe Giosuè di Giuseppe, quello che poi la religione latina farà diventare Gesù, e, traducendo il nome. Chiaramente questa figura era una figura, lui era un predicatore messianico che aveva studiato alla scuola rabbinica di Rabbi Hillel, che era un maestro, come ce n'erano tanti allora in Palestina, era un palestinese, quindi non era sicuramente biondo con gli occhi azzurri. Però al di là di tutto aveva imparato le scritture e poi le predicava, e quindi era un predicatore messianico, questo era il suo ruolo, perché come verrà poi definito anche nel Corano, verrà considerato un profeta, perché logicamente non ha niente a che vedere con tutto quello che poi i Vangeli scriveranno in maniera confusa, e ancora oggi stanno lottando per cercare di sistemarli nel miglior modo possibile. Quindi tutto nasce dal fatto di voler andare a visitare i luoghi sacri, e di conseguenza oltretutto era importante per la religione cristiana andare a cercare quei reperti, quelle cose che potevano servire a dimostrare che quello che dicevano fosse vero. Tanto è vero che hanno portato, una delle funzioni dei templari era quella di portare delle reliquie dalla Terra Santa, o comunque dove riuscivano ad arrivare, perché non tutte le missioni delle crociate poi sono state, diciamo così, concluse. A Gerusalemme ci sono arrivati una volta sola, quindi nonostante il numero di crociate fosse maggiore, però i templari servivano anche a questo, cioè a fornire delle reliquie, perché a cercare i famosi tre, diciamo il Santo Graal, l'Arca dell'Alleanza, quelle cose che sono completamente, tra virgolette, non inventate, perché per esempio l'Arca dell'Alleanza, ne abbiamo parlato nella precedente conferenza, è un oggetto che probabilmente è esistito veramente, non si sa che fine abbia fatto,
Il Santo Graal, sì, poteva essere una qualcosa che poteva aver usato nella leggenda dell'ultima cena Giosuè di Giuseppe con i suoi discepoli, scusate, e quindi di conseguenza sono quelle cose, poi la croce, la corona di spine, quello che è stata la passione. Tanto è vero che noi troviamo ancora oggi in tutte le chiese, da una parte c'è un pezzo del legno della croce, dall'altra c'è una spina, dall'altra c'è un chiodo, dall'altra sì. Però è chiaro che se noi mettiamo insieme tutti questi oggetti che vengono trovati e considerati reliquie vere, verrebbero fuori delle croci di 10 metri di altezza per 5 di larghezza, oppure delle corone di spine grosse quanto 5 metri di diametro, per dire. Perché effettivamente più la maggior parte delle reliquie sono praticamente dei falsi, e questo vabbè, saputo e risaputo. Però è chiaro che la Chiesa ha fatto bene a fondare la religione cristiana, perché ha creato anche 2 miliardi di fedeli a tutt'oggi in tutte le maniere, perché poi sono venuti fuori, molti sono stati anche costretti. E poi vabbè, la questione della fede è una cosa che io rispetto alla grande, anche se io sono ateo, quindi non è che mi interessi più di tanto, mi interessa sotto l'aspetto storico-scientifico. E infatti la Bibbia la voglio considerare più come un libro di storia, come un libro di genetica e come un libro di guerre, perché più che un libro sacro è un libro pieno di menzogne, perché fondamentalmente dalle traduzioni che poi sono state fatte in seguito da persone che sicuramente hanno molta più competenza di me, con un vocabolario ebraico in mano, hanno tradotto le varie parole che sono state scambiate con altre, e quindi di conseguenza per dare veridicità a quello che è stata poi la religione di per sé. Comunque, i templari scelgono Cristo, scelgono Gesù, quindi scelgono praticamente di seguire nella Trinità delle tre entità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, scelgono il Figlio, cioè praticamente l'epifania di Dio che si trasfigura nell'uomo Gesù. E quindi seguono quella corrente e di conseguenza combattono nel suo nome, quindi nel nome di Dio, nel nome. E questo li porterà anche a fare delle azioni veramente sanguinarie e sanguinose, perché se noi leggiamo un pochino la storia di questi cavalieri riusciamo a capire effettivamente che nel nome di Dio ne sono state fatte di tutti i colori. Ma poi Francesco, il Papa di adesso, ha chiesto scusa, quindi siamo a posto così. Un altro libro collegato con molto meglio che il Vangelo con la Bibbia è il Corano, che più o meno ha rispettato un pochino di più i dettami della Bibbia, perché la Bibbia ci insegna per esempio come era costruita l'Arca dell'Alleanza, ci dà le misure esatte, chiaramente con misure egizie, perché parla di cubiti, il cubito era una misura egizia che praticamente si prendeva da qui al gomito, quindi erano circa 50 centimetri. Infatti tutte le misure della Bibbia sono date, come da tantissimi altri riferimenti, con l'antica civiltà egizia. Durante altre mie conferenze ne ho parlato anche di questo. E quindi diciamo che la Bibbia tecnicamente è da prendere abbastanza in considerazione, anche per quanto riguarda la genetica, cioè quando praticamente viene fatto l'impianto genetico da Adamo, dal cosiddetto Adamo, che poi non era una persona, ma gli Adamiti erano praticamente una specie di uomini creati ad hoc. È chiaro che quando si parla di questo grande sonno infuso in Adamo per togliergli una costola e creare Eva, è molto più semplice dire che è stata fatta un'anestesia e automaticamente con un impianto genetico è stata creata la femmina, Ish e Isha, che praticamente in ebraico vuol dire uomo e donna, che poi diventerà Iwa, Eva e tutto quanto. E adesso vi ho narrato tutta questa storia di corsa, ma veniamo a quella che invece è l'ordine templare. Questi sono praticamente gli elementi che caratterizzano questo corpo militare sacro, non si capisce bene, adesso poi vediamo i ragazzi della Nona Regio, dove c'è Walter, che è molto più preparato di me per quanto riguarda la storia generale dei templari. Quindi la croce merlata, che la vedete nell'immagine, la spada, il pugnale con il rosario ed un forziere pieno di monete d'oro. Perché sapete che a un certo punto i templari diventano talmente ricchi che cominciano a fare prestiti a tutti quanti, ai papi, ai governanti di tutto il mondo, quindi di conseguenza quello che poi li porterà alla loro scomparsa, perché quando Filippo il Bello poi li trascinerà in una trappola e li fece poi eliminare quasi tutti,
ricorderemo l'ultimo che è Jacques de Molay, che è quello che fu bruciato in un rogo e che poi lanciò un anatema contro Filippo il Bello e il Papa, e nell'arco di un anno morirono anche loro. Vabbè, tutte queste belle storie che sono fantastiche, però quello che è importante è sapere che i templari erano veramente un corpo armato molto ben addestrato, e vediamo appunto anche quella che è la croce patente, un altro con il loro simbolo, che non nobis domine, non nobis, se domini tu da gloria, non a noi Signore, non a noi, ma al tuo nome diamo gloria. Quindi è chiaro che però dare gloria al Signore trucidando bambini, donne, facendo in modo che addirittura in certe città il sangue da loro sparso arrivava alle ginocchia delle persone che ci camminavano, queste sono cronache, quindi qualcosa che si può credere veramente. Devo dire che ne hanno fatte anche loro di tutti i colori. E adesso, ragazzi, siete pronti? Sempre. Allora venite, perché così adesso loro vi spiegano esattamente la figura templare, specialmente il nostro amico Walter Siccardi, che è bravissimo. Loro sono della Nona Reggio di Acqui. La Nona Reggio è una fondazione che porta le persone a veramente a ricostruire fedelmente quelli che sono i vestiti, le armi dell'epoca, con i riferimenti storici presi dalle varie situazioni, dai libri, dalle pergamene, anche dagli affreschi o dalle statue, da tutto. Se vuoi venire, Walter. Buonasera, buonasera. Lui è Amico Berti, è un altro. Ho bisogno poi del tuo numero di telefono, perché il professor Arata vuole parlarti. No, comunicazione di servizio. Comunicazione di servizio. Allora lascio la parola a Walter, che vi spiegherà un attimo cosa consistono i templari. Buonasera a tutti, niente, combinazione proprio. L'altro ieri abbiamo fatto un capitolo per i gruppi storici templari di Curia, Lombardia e Piemonte, perché stiamo progettando una manifestazione dedicata ai due grandi ordini cavallereschi che hanno operato anche nelle nostre zone, che sono gli ospitalieri e i templari. E quindi è stato un bellissimo incontro, sono nate tante idee, tante altre cose. Allora, innanzitutto, chi sono i templari? I templari sono dei monaci, questo lo sappiamo, ma sono anche dei soldati. E il cristianesimo, soprattutto il cristianesimo dell'antichità, era assolutamente contro la guerra. Era una religione di pace, era una religione che non ammetteva l'utilizzo della violenza. Perché dopo avete visto che cosa è successo. I romani avevano paura sia della religione ebraica che della religione cristiana, perché pensavano, come noi pensiamo adesso quelli dell'ISIS, più o meno erano considerati nella stessa maniera, facevano gli attentati, facevano davvero le bombe, eccetera, eccetera. Però il concetto di fondo è che far coesistere l'idea di un monaco, quindi dedito alla salute dell'anima, che al tempo stesso è un combattente, quindi in grado di togliere la vita, che è la cosa più preziosa in assoluto, che è un dono di Dio, e solo Dio può prendere la vita, è stato terribile da far coincidere in un'unica persona. E c'è voluto il genio di Bernardo di Chiaravalle, che oltre a essere, ancora di diventare santo, ma era una persona di una cultura incredibile, che con la sua lode alla nuova milizia mette prima a contrasto, come stiamo facendo adesso, un cavaliere secolare, un cavaliere del secolo, cavaliere è il primo rango della nobiltà. Per poter diventare un re come Luigi di Francia, prima devi essere cavaliere, se no non vale. Però al tempo stesso è il gradino più basso della nobiltà. Il cavaliere del secolo veste abiti di seta, gante, le armi raffinate, un cappello alla moda, scarpe comode a cavallo, magari a disperoni, dorati, a ornamenti, a sbille. Se è un monaco, no, soprattutto se è un monaco che dovrà combattere.
questa deriva dell'ideale cavalleresco, che dovrebbe essere appunto un protettore, il cavaliere un protettore. Tant'è vero che la parola antica in inglese, knight vuol dire colui che si inginocchia davanti, è un servitore. Addirittura i cavalieri, molti dei cavalieri in Germania, nell'ambito germanico, erano dei servi ministeriales, erano servi ministeriali, ma tempo stesso erano un gradino primario della nobiltà. E allora, in contrasto a questa deriva in cui le maniere erano diventate troppo splendide, troppo effettate, lo stesso nel clero, c'è un periodo in cui il clero smette di occuparsi delle anime e si occupa molto più pragmaticamente del censo, quindi sono più attaccati alle decine, al rendimento delle terre, agli ori e ai lussi. Allora lui cerca di, da una parte, ridare un ideale a questi cavalieri. Immaginate il cavaliere che di partenza è una testa calda, perché è il prodotto finale di una cultura che fa della forza fisica, dell'addestramento all'uso delle armi, alla sopraffazione dell'altro, fa il fondamento della sua cultura. Questo è il cavaliere. E d'altra parte c'è questa figura del monaco, quindi deve ridare un ideale per tenere anche sotto controllo questa cavalleria, che altrimenti fa dei danni, e si inventa questa figura, questo protettore, come dovrebbe essere all'inizio. Il cavaliere nasce per proteggere. Ancora adesso sulle macchine della polizia americana c'è scritto per servire e proteggere, che è molto cavalleresco. E nasce questa figura di questo cavaliere, e nasce su ispirazione di questo Ugo di Pagano, che alcuni dicono che è di Piacenza, alcuni, io non posso sostenerlo con documenti, però non abbiamo prove. Si dice che era di Piacenza, Ugo di Pagano, e i suoi 9 compagni cavalieri, che decidono a un punto della loro vita di dedicarsi all'assistenza dei pellegrini e alla protezione dei pellegrini e dei poveri che vogliono recarsi sui luoghi santi. Dovete immaginare che un flusso continuo di gente che si portava dietro, perché non c'erano ancora le banche, si portava dietro oro, denaro, comunque quello che gli serviva per vivere per quei mesi per cui stavano via, erano una facile preda per i banditi di strada che ci fossero dalla partenza in Europa fino all'arrivo ai luoghi santi. E questo nobile cavaliere, questo Ugo Pagano, decide con i suoi compagni di buttarsi alla protezione e all'assistenza dei pellegrini, e lo fa. All'inizio sono così poveri, veramente, dicono loro. Tenete conto che Ugo Pagano e i suoi erano probabilmente tra i più nobili e i più ricchi signori di Francia. Quindi la povertà loro era da vedere. E cominciano a fare un lavoro molto ben fatto, assistenziale e di scorta armata. Allora gli viene dato questo, all'inizio gli viene dato il posto più umile che c'erano, le stalle del Tempio di Salomone, che poi loro ingrandiscono con le altre donazioni, perché si fanno vedere che sono effettivamente pieni di fervore, di capacità e di intelligenza, e mano a mano si ingrandisce quest'ordine, arrivano degli altri, arrivano persone che hanno da far dimenticare un passato, un po' come la legione straniera, e tu finivi nella legione straniera perché magari avevi un amore da dimenticare, oppure avevi fatto una rapina da qualche parte, insomma, dovevi pareggiare i conti con la tua anima e con Dio, e loro ti garantivano che saresti morto lì, perché saresti morto. Non erano tempi facili quelli, e uno che andasse a fare l'assistenza ai pellegrini, in mezzo a, quando andava bene in mezzo ai leoni, quando andava male c'erano beduini, tribù varie che ti aggredivano, o gli stessi altri cristiani predoni. E niente, questo connubio che nasce da questa esigenza di proteggere, difendere, e al tempo stesso di elevarsi moralmente, fa in modo che Ugo Pagano lo esplichi proprio con la richiesta di poter fondare un ordine dedicato a questo. E dopo aver parlato con suo cugino, San Bernardo mi pare che fosse suo cugino,
suo cugino alla fine, senza parentesi si intende, lui riesce a trovare la quadra, per cui questi cavalieri non combattono per loro stesso, per onore o per altre cose, ma combattono contro il male. Quando uccidono, non uccidono un essere umano, ma uccidono un'emanazione del maligno, quindi è malicidio, non è più omicidio. Hanno delle limitazioni, non possono levare le armi contro altri cristiani, ma se gli altri cristiani sono eretici, ne possono discutere. San Bernardo gli dà tutta una regola morale molto precisa. Hanno tutti la barba, hanno i capelli corti. I capelli corti perché? Ci sono i pidocchi. E i capelli lunghi sono un impaccio. Il cavaliere invece del secolo cosa fa? Ha i capelli lunghi, non so se avete presente quelle belle miniature medievali dove vedi questi cavalieri vestiti come lui, con lunghi capelli acconciati, profumati. Loro no. Loro, anzi, devono fare, dice che dovete vantarvi del fatto che il vostro volto sia segnato dagli anelli della vostra cotta di maglia, che la vostra barba sia incolta, i capelli che siano corti. I vostri abiti non devono essere gli abiti scintillanti, devono essere gli abiti che servono. E con questa regola i primi cavalieri templari, da 10 che erano all'inizio, Ugo Pagano e i suoi nuovi compagni, poco alla volta crescono, diventano più importanti, più forti. Molti altri nobili decidono di unirsi a loro, perché tutto sommato l'avventura è l'avventura. Partire per un ideale, anche adesso i giovani di adesso hanno bisogno di ideali, scendevano e si univano all'ordine, e l'ordine si ingrandiva e splendeva per il coraggio delle sue azioni. I cavalieri templari, come i monaci Shaolin, erano addestratissimi al combattimento, non si tiravano mai indietro e avevano una cosa molto importante: insieme alla durezza delle loro spade coltivavano la gentilezza. In un mondo che era spietato, che era molto crudele, che era feroce, una delle regole fondamentali di comportamento all'interno dell'ordine e nei rapporti verso gli altri, soprattutto verso i servi della gleba, era la gentilezza. Non potevano mai adirarsi, non potevano trattarli male, non potevano picchiarli, e questo faceva in modo che tantissimi che lavoravano nei campi come servi della gleba scappassero ed entrassero a lavorare all'interno delle fattorie dell'ordine. Fattorie dell'ordine che crescevano mano a mano che giungevano le gesta di questi cavalieri, la loro partecipazione alle grandi battaglie, ai combattimenti. Quando dicevano, guarda, quelli là erano 500 cavalieri, si sono buttati addosso contro 50.000, li hanno messi in fuga. Erano solo 100 cavalieri, quelli là erano 5.000. Però 150.000 effettivamente li hanno messi in fuga. Li hanno messi in fuga perché loro dicevano, uno dei loro vanti era quello che un cavaliere templare non chiede mai quanti saranno i nemici che andrà ad affrontare, chiederà solo dove sono quei nemici e li carica. L'epopea dei cavalieri templari comincia quasi sottovoce, anche perché all'inizio sono un po' malvisti, l'altro ordine un po' più antico, l'ordine dell'ospedale, i gerusalemitani, che però, a differenza di loro, è un ordine che nasce per proteggere i pellegrini, ma non in armi, gli dà assistenza, non è un ordine militare all'inizio. Diventa un ordine militare dopo che vede i successi dei templari, e questo crea poi una serie di frizioni. Essere un cavaliere templare indica un percorso piuttosto lungo. Non tutti potevano diventare cavalieri templari. Allora, innanzitutto dovevi essere di almeno 18 anni, mentre per entrare nei conventi potevi entrare anche come converso, potevi essere un bambino, potevi essere affidato. Lì invece dovevi essere di 18 anni, dovevi essere figlio e nipote di cavalieri, e quindi già addestrato all'uso delle armi e capace di andare a cavallo, e capace di vivere all'interno di un sistema altamente militarizzato.
cerimonia in cui venivi spogliato, letteralmente spogliato, di ogni tua proprietà, che diventava proprietà dell'ordine. E tu venivi poi rivestito dal mantello che indicava la purezza degli intenti e la principale armatura. La principale armatura che per loro non è questo cappuccio di maglia che sto portando adesso, perché sono in abiti da pattugliamento, quindi non con l'armatura pesante e tutto. Per loro la principale armatura era questa croce sulla parte sinistra del petto, perché garantiva la salvezza della loro anima se fossero caduti in combattimento. E loro si sentivano un po' come i kamikaze giapponesi che prima di partire rinunciavano a tutto, avevano tutta questa cerimonia, bevevano il sake. In un certo senso anche loro la facevano. Il vestire il mantello bianco era al tempo stesso il simbolo della purezza dell'ideale quanto del sudario, perché loro quando morivano venivano avvolti nel loro mantello, seppelliti con il loro mantello, a meno che non trovassero anche solo una moneta nella loro borsa, perché non potevano possedere denaro. Il denaro che potevano spendere gli veniva dato in concessione dal drappiere o comunque dal maresciallo, che gli diceva: devi andare a fare questo e quest'altro, questi sono i soldi, e fai la rendicontazione. Da questa pratica del non possedere niente sono arrivati ad essere i primi grandi banchieri della terra. Perché? Perché dovevano mantenere un sistema complicatissimo. Fare un cavaliere, armarlo, mantenerlo in combattimento, in condizioni fisiche efficienti, da mangiare, avere i medici che lo possano curare, comprargli le migliori spade, addestrare per lui gli arcieri e tutti gli artigiani che lavoreranno per mantenerlo in efficienza, costava una fortuna, una vera fortuna. Si calcola che per ogni cavaliere al combattimento, abile al combattimento, ci fossero almeno 20 persone che lavorassero per lui. È per questo che, mentre un piccolo nucleo di cavalieri templari, in tutte le crociate credo non siano stati più di 1500 i cavalieri templari, in tutto il periodo delle crociate, che è un lungo periodo, per questi 1500 cavalieri c'era un lavoro immane, l'Europa era coperta di fattorie, commanderie, stazioni, mansioni, tutte facenti riferimento ai templari, in cui la gente era anche lieta di andare a lavorare, perché uno, li pagavano meglio, due, non li frustavano, e questo era importante. Adesso noi diamo per acquisiti i diritti dei lavoratori, ma una volta non avevano proprio dei diritti, e lavorare con i templari rendeva di più che lavorare sotto il gratuito padrone. Beh, il templare, per mantenere questo sistema, aveva bisogno di far scambiare il denaro, inventarono una rete efficiente ed efficace di scambi, inventarono la carta di credito, la lettera di credito. Allora i pellegrini, come vi ho detto all'inizio, partivano, scaricati di quei soldi che potevano portarsi dietro, di gemme, di oro, per le spese del lungo viaggio, e questo li rendeva facili preda di questi delinquenti. Loro li fecero così, mi hanno detto: guarda, tu devi partire per la Terra Santa, io so che a Mansura o dalle altre parti c'è una commenderia templare, allora tu vieni da me, mi lasci i tuoi soldi, io ti rilascio una lettera per il commendatore di quella commenderia o di quel castello. Al momento in cui tu li presenterai questa lettera, lui ti darà l'equivalente in denaro, in gioielli o altre cose, di quello che tu hai lasciato qui, meno una piccolissima percentuale che loro incameravano. E questo è stato l'inizio dell'economia moderna, perché il denaro ha cominciato a girare in maniera diversa, ha girato con la lettera di credito. Loro facevano anche i calcoli che tanto il 30% di questi qui non sarebbe più ritornato, perché morivano o per di vecchiaia o altre cose, quindi incameravano la totalità della cifra. Questo gli procurò poi anche varie grane in seguito. Ma cos'è che fece poi di così vivo nel nostro mondo l'ideale del cavaliere templare? Proprio perché era un guerriero
senza macchie e senza paura, perlomeno all'inizio, e motivato veramente da ideali molto nobili, molto nobili. Il Cavaliere Templare non si tirava mai indietro, il Cavaliere Templare andava a cercare gli altri futuri adepti, il Cavaliere Templare, come diceva San Bernardo, non nei posti, nei castelli o nei conventi dove c'era della gente dal cuore nobile, faceva proprio come fa ancora adesso la legione straniera, va a pescarli nei posti più sordidi, perché tante volte un uomo può cadere molto in basso, ma gli rimane il desiderio di rialzarsi, e allora loro gli dicevano: vieni fratello, io ti do la possibilità di morire in maniera decente, di riscattare le tue colpe, di essere ricordato dagli altri come un uomo buono o un uomo valoroso. E tanti dicevano: beh, a questo punto della mia vita lo faccio, e lasciava dietro questo loro passato sordido e diventavano dei valorosi cavalieri templari. Il ratio di perdite era enorme, in combattimento si calcolava appunto che forse oscillasse tra il 70 e il 90% delle perdite entro i primi 4-5 anni. Anche i grandi maestri ritornavano molto spesso, ritornavano in condizioni più o meno disperate. Quindi era l'accettazione di un martirio, se vogliamo dirlo. Ritorniamo alla parte militare. Allora, vieni vicino a me. Allora, osservate bene. Tanto lui è elegante, raffinato, quanto quello che porto io è rozzo e molto semplice. Nella regola impediva di avere oggetti dorati, oggetti d'oro. Potevi usare solamente al limite la fibbia di ottone, in lega di, come si chiama, di stagno, di rame stagno, anche perché era più solido. Vedete, anche i miei sono importati, non so perché erano dorati. Potevi possedere due cinture, un coltello, una tasca pane come questo, attaccato al tuo cavallo dovevi avere una borsa di anelli di ferro, di cotta di maglia, in cui conservare l'armatura. Questa è solamente una parte dell'armatura. La tua bisaccia, piccolo bisaccio che conteneva gli articoli tipo l'acciarino, quello che serviva per fare il campo, e poi la tua fedele compagna, che era molto semplice, erano i migliori armaioli che lavoravano per i templari, sappiatelo. Quindi per quanto fosse di disegno molto semplice, erano molto molto efficaci. C'è ben poco che la differenzia da una spada nobiliare. Una delle cose, vedete che c'è la croce templare sopra il pomo. Anche perché, come che diceva con la poesia, che diceva: questa, questo ferro che ti pende, dice, questa è spada se vinci, croce se sei vinto. Quindi questa per loro era la croce, non potevano altri crocifissi o altre cose. E questa. Guardate che un esempio ce l'abbiamo qui vicino, vicino per modo di dire, vicino ma in Italia, San Galgano Guidotti, quel cavaliere che alla fine del 1100 decise anche lui di piantare la spada una volta per tutto, per tutte dentro la collina, e questa è diventata per lui una croce. Per un cavaliere non c'era bisogno di altre croci, era questa, poi aveva questa. Ah, a proposito, queste, la croce sul mantello e sul petto ce l'hanno solo nel 1146-1147. Prima portavano solo semplicemente un abito bianco, come vi ho detto, per questo motivo simbolico. Un altro motivo molto pratico, qualcuno di voi è mai stato nel deserto? Sì. Allora, le mosche non vanno sul bianco, o vanno molto meno che delle altre cose, in più riflette il calore. È uno dei motivi anche per cui ci sono i cavalli, molti dei cavalli arabi sono bianchi, e addirittura anche i cavalli della Camarga, i cavallini della Camarga che nascono neri e diventano bianchi proprio per le mosche. Quindi si erano adattati, non erano stupidi. Noi pensiamo sempre ai nostri antenati costantino. Bene, la cosa molto importante, come vi dicevo, è il mantello. Ma approfitto delle cose
per farvi vedere un po' come era vestito un uomo medievale, un soldato medievale, come poteva essere un templare. Ah, una cosa di nuovo, visto l'obbligo dell'obbedienza, oltre a quello della... Dietro c'è il giuramento dei templari. Esatto, l'obbligo dell'obbedienza che era fondamentale. Tu nel momento in cui entravi nell'ordine, oltre agli altri voti di castità e di povertà, avevi l'obbligo dell'obbedienza e potevi parlare solamente se ti era richiesto. E avevano sviluppato anche loro tutto un sistema di gesti particolari per cui riuscivano a parlare anche senza dover parlare. Allora, vediamo. Facciamo uno striptease. 9 settimane e mezzo ce l'abbiamo come musica. Allora, questo è un mantello templare. Mantello templare che per loro era il vero abito, non tanto la sopracotta che si porta questo. Le punizioni, quelle che per loro erano più dure, erano quelle che riguardavano la privazione del mantello. Quando ti avevi fatto qualcosa di veramente grosso, ti condannavano a essere privato del mantello addirittura per 2 anni, per 3 anni. E questo era molto, molto duro. Più duro ancora del fatto che, mentre eri privato del mantello, andavi a mangiare con i cani. Immaginate. E questa era un'umiliazione, anche perché i maestri avevano a che fare comunque con dei cavalieri. E i cavalieri non sono umili di natura, sono piuttosto orgogliosi, provengono magari da famiglie molto antiche, molto nobili, capaci di poter raccontare una storia che andava indietro di molti secoli. E allora, questo qui è la cosa che per un cavaliere templare era più importante di tutto, il suo mantello. Mantello semplicissimo, in lana, comodo, che serviva a coprire lui e il cavallo. La sopracotta, vedete, non è standardizzata la tipologia della croce, ci possono essere molte croci diverse di dimensioni diverse. Fondamentalmente all'inizio nel periodo qui, come periodo sto rievocando i primi anni, i primi 10-12 anni del 1200, la croce è più piccola e posata sempre sulla sinistra, poi diventano più grandi, sempre con questa forma, la cosiddetta croce patente. Tutti gli abiti rispondevano al drappiere. Il drappiere era un ufficiale dell'intendenza che aveva il compito di fornire il materiale che serviva per gli uniformi. Dopo che un cavaliere moriva, tutto quello che aveva gli veniva tolto, ridato al drappiere e all'armaiolo, messo tutto a posto e rifatto. Allora, via dura. Sulla testa, in questo caso come vi ho detto sono in borghese o quasi, perché giusto la spada, il mantello, e una protezione per il capo, che questo qui. Quello è solo un cappuccio. A quello lì unite le calze di maglia di ferro e la cotta di maglia di ferro, quindi andiamo sui 25 kg di materiale. Un cappuccio di cuoio, se qualcuno vuole. Io lo uso sempre. Un cappuccio di cuoio che serviva a limitare la frizione. Si andava a cavallo, c'è bisogno dei guanti. Qualcuno di voi va a cavallo? No. Allora, immaginate andare a cavallo, adesso noi andiamo a cavallo con la bella stagione. Loro ci andavano sempre. Allora, a febbraio l'aria si infila dentro le maniche e vi congela le spalle e tutto il resto. Allora i guanti, quelli che noi chiamiamo alla moschettiera, no? In realtà sono guanti da cavallo, come andrebbero fatti. Perché deflettono l'aria. Esatto, deflettono l'aria e ti permettono di cavalcare un po' più comodamente, in più offrono una limitata protezione per le mani. Come vi ho detto, 2 cinture che servono a reggere la spada e un coltello. La spada.
il fodero della spada è fatto per essere incastrato in un alloggiamento della cintura. Se volete passare, voi sentite anche il peso di una spada medievale. Occhio. Non ho detto che faccio lo striptease in un certo punto. Questo qui la bisaccia, dentro la mia bisaccia, in questo caso ricordatevi che erano monaci, quando non portavano il cappuccio di maglia di ferro, questo era il berrettino che portavano, una berretta monacale, portavano sempre il capo coperto, e era proprio d'obbligo, anche l'uomo medievale in generale aveva paura di stare a capo scoperto. Sopracotta, in questo caso è cotone, perché si immagina che venissero, fossero di stanza o in Libano o in Egitto, e veniva utilizzato cotone. Da noi si usava o il lino o la lana, di varie gradazioni. Sembra sporco, ma in realtà è roba di scena, sì. Perché tutte le volte, quando vedi tutti questi candidi puliti così, no. Sì, perché Walter era anche uno stuntman del cinema. Sì, adesso così mi tolgo proprio. Ti togli anche da allora, come vedete, per proteggere gli avambracci, bracciali di cuoio, questa tunica di sotto, sganciamo anche questo. Non vado molto più sotto. Allora, guardate. Voi avete visto sempre le miniature medievali, vedete che hanno questi bei fisici con la vita stretta. C'è un segreto. Vedi? Chi è che va a cavallo lo sa, anche in moto, perché se no se stai tante ore su un cavallo la tua schiena non ne rispondi più. E allora veniva messa un cinturone di cuoio o di seta, perché i nobili portavano la seta, che stringeva come quella dei matador, gli faceva questa bella vita così, e serviva perché andava tanto a cavallo. Sotto rimane questa camicia, questa camicia, sì. Questa è ruggine, come dice San Bernardo, deve essere. E poi, vedete un po', non c'erano i pantaloni come li intendiamo noi. Queste qui sono calze che sono fermate con la giavettiera. Sì, c'è anche la giavettiera. Sì, se moriva era molto, molto importante. Perché? Perché altrimenti ti andavano. Rimanevano sempre. No, pensavo stessero su da sopra. Sono agganciate alle mutande medievali, che sono le antenate di. Sono di ferro. No, scherzo. Sono le antenate, sempre quando le porti così, sempre i fantozzi, sempre i braghi ascellare, qualcosa ascellare, no? E hanno degli agganci per poter agganciare. Attraverso un naso, ma così queste calze perché quando faceva molto caldo le rotolavano verso il basso, rotolavano questi due verso il basso ed erano molto pratiche. Questo tipo di stivali, appunto, fai vedere i tuoi stivali come sono, guarda la differenza. Allora, questi qui sono gli stivali nobiliari, vedete come sono rifiniti, sono alti, fatti così. Rappresentano il nobile. Il cavaliere templare non poteva, però doveva utilizzare degli stivaletti che fossero comodi. Vedete che sono a punta rispetto alle cose, perché la punta ti agevola il fatto di salire a cavallo e di infilare dentro le staffe più rapidamente. Però tengono freddo, cioè nel senso no. Non sembrano molto. No, sono sottili, teniamo conto che qui questi qui operavano soprattutto nel deserto. Poi c'è una cosa molto fondamentale, molto importante. Nel deserto fa freddo. Notte. No. Di notte non si vede un accidente di niente, nessuno usciva di notte. La notte nel deserto è notte. Si attaccava all'alba in generale. Si poteva provare a fare degli assalti così, ma immaginate che muovere una colonna di cavalli, già solamente il rumore che c'è. A muovere la colonna di cavalli, poi la notte fredda
gli sbuffi di fumo del fiato dei cavalli, il rumore delle armi, tutto il resto è un po' difficile fare delle operazioni di sorpresa. Dentro le calzature, come facevano una volta qui quelli che piastrellavano, che avevano il suplon per piastrellare, quelli di legno, ci si metteva la paglia. La paglia inumidita comincia a fermentare e ti scalda il piede. Lo stesso sistema l'hanno trovato nelle scarpe di Ozzi. Sì, è vero, Ozzi. Cacciatore. Sì. Cacciatore. Esatto. Adesso noi invece ci mettiamo il prodotto chimico che scalda, che fa le altre cose. Corrode le piedi. Esatto. Ecco, così avete visto come era vestito un templare sotto. In realtà è comoda, noi siamo abituati, poi quando facciamo le revocazioni siamo impallinati, quindi lo utilizziamo non solamente per farci belli la domenica, ma sperimentiamo, facciamo vari tipi di attività e vediamo che erano cose funzionali per quello che dovevano fare, molto funzionali. E questo non farà colpi, per i colpi delle spade? Questo qui aiuta a parare i colpi delle spade, soprattutto anche quando fai determinati lavori, che devi aiutare, perché lavoravano, se serviva lavoravano, non ti distruggi gli avambracci, prendi così, prendi che soldi di sollevare le pietre per la fortificazione, per cose. Allora, ma con la spada si combatteva soprattutto a due mani? No. La spada si combatte. C'è uno spadiere. Perché è pesante. No, cioè, allora, la spada. Allora. Ecco questa qua. Quella che per usare il cavallo. Una spada non è pesante. Allora, la differenza. Allora, questa qui è una spada di rievocazione storica, quindi è più spessa, è fatta per durare, per fare tenteng contro le altre spade. La spada medievale vera e propria, l'hai vista la mia spada medievale, è molto leggera, pesa circa 1,2 kg, è fatta per tagliare, si usa come un pennello. In una mano hai lo scudo o il brocchiere, nell'altra è la tua spada, oppure tieni anche le redini del cavallo. Immaginate che quando voi passate a cavallo in una carica con una roba del genere, mentre passate veloce, il momento cinetico in cui fate questo lavoro qui, in questo tratto della spada, così si concentra il peso del cavallo, la vostra forza fisica, la massa, e l'altra cosa, quello che c'è sotto viene tagliato in due. Esatto, sì. Viene tagliato in due. Lo stesso movimento vi riporta automaticamente in guardia, infatti vedete nelle miniature medievali c'è questa posizione a cavallo, perché è quella che è automatica, dopo il colpo c'è il bilanciamento. Ritorna così automaticamente. Questa era l'arma secondaria, l'arma primaria per un cavaliere era la lancia. La lancia perché? Sempre il discorso della massa del cavallo, la forza, tutto quanto, incanalata su pochi millimetri quadrati della punta robustissima di queste lance. I cavalieri templari erano padroni dell'arte ippica, dell'arte equestre. Facevano queste famose convois royale, che sono delle formazioni per cui, avete visto il film Le Crociate, quello di Ridley Scott, quando a un certo punto devono guadagnare terreno per permettere agli altri di mettersi in salvo dentro le mura del castello, che attaccano il numero che attaccano il nemico, che era molto superiore a loro, partono con questa formazione. Mentre partono, uno allunga, quello centrale allunga, e gli altri si dispongono a cuneo, in questa formazione a cuneo, e poi abbassano le spade o le lance e penetrano. In questo momento qui immaginate veramente una cuspide di forza bruta che va a impattare contro quelli che hai davanti, passa attraverso il ferro. Sì. Esatto, ed è una cosa veramente micidiale. Loro passavano, se la lancia si rompeva, mollavano la lancia, sguainavano la spada, giravano il cavallo e finivano di mettere in fuga e scompigliare la formazione dell'avversario. Per fare questo ci va un addestramento continuo, quindi ore e ore a cavallo, ore e ore per padroneggiare queste tecniche. Quando erano liberi potevano andare a caccia, sì, ma solo di leoni, l'unico animale che potevano cacciare. Perché il leone rappresentava, era uno dei simboli del male.
leone contro tutti, tutti contro il leone. Invece poi dopo in Europa è diventata una figura araldica di grande coraggio, di forza e tutto il resto. Ma nel mondo mediterraneo questa figura del leone era diversa, era considerato l'incarnazione del male, e per un cavaliere templare era ammesso andare a caccia di leoni, che significa che avevano un po' di pelo sullo stomaco anche loro, perché andare a caccia di quelli. Cosa vi posso dire? Quando sono finiti i cavalieri templari, diciamo dal 1312 in poi, non è che siano finiti completamente, anche perché avevano perso la ragion d'essere, ormai i luoghi santi da proteggere non c'erano più, loro erano anche dei guerrieri non da poco. Sono entrati semplicemente, a parte in Francia che c'è stato, Filippo il Bello li ha massacrati, ma qui da noi o in altri stati semplicemente sono entrati a far parte di altri ordini. La maggior parte è entrata all'interno dell'ordine ospitaliere, altri sono andati in Portogallo e sono diventati cavalieri di Cristo portoghesi, dove in pratica non hanno neanche cambiato la bandiera. È rimasta la bandiera con la croce patente templare e sono diventati dei grandi navigatori, perché un'altra cosa importante è quello. I templari conoscevano le rotte principali del Mediterraneo e molto probabilmente dell'Atlantico. E infatti ci sono varie teorie a proposito del fatto che poi e che i portoghesi abbiano sfruttato molto la conoscenza delle rotte atlantiche da parte dei cavalieri templari. E li avere accumulati che li ha presi quasi tutti Filippo il Bello. Aveva, adesso noi parliamo di grandi segreti, tesori, perché voglio detto fare un documento con scritto Secretum Templi. Allora, in latino vuol dire la cassa del tempio, praticamente era semplicemente la fureria dove c'era l'ufficio delle piccole spese, roba del genere, era quello di Secretum Templi. Noi sappiamo una cosa, che fino a prima del processo per i templari Filippo il Bello era stato accusato di falsificare le monete. Grattava, aveva una crisi economica enorme, spaventosa, e grattava l'oro e l'argento dalle monete, limandole, quindi alterando il peso di queste monete per cercare di guadagnare qualche cosa in più. Dopo il processo ai templari, di colpo la zecca reale ricomincia a battere monete d'argento e d'oro col titolo autentico come era all'inizio. Quindi i famigerati tesori dei templari sono stati incamerati al 99% da Filippo il Bello. Ci sono altri tesori che sono, di cui si discute, sono le proprietà terriere, le grandi proprietà terriere. Ci sono ancora delle cause aperte, in quanto il governo del Portogallo si dichiara ufficialmente erede delle proprietà che appartenevano all'ordine del tempio, quindi immaginate, nelle principali città italiane c'è qualche cosa che apparteneva al tempio. Dappertutto, quindi si innescherebbe, ed è per questo che poi con la Chiesa, soprattutto negli ultimi anni, ci sono stati, non dico delle marce indietro, ma dei tentativi di riappacificazione. Insomma, non sono più visti come servitori di Satana o altre cose. Certo. Tutto quello che posso dirvi è che noi siamo rievocatori storici, dal punto di vista nostro ci interessa la parte militare, la parte delle armi, dei costumi, delle tecniche di combattimento, e la ricostruzione del loro modo di vivere. Poi ci sono altre persone che invece studiano una cosa più esoterica, più filosofica a proposito dei templari. Noi siamo più quelli, la parte ricostruttiva, quindi se avete ancora qualche domanda, poi se no vi lascio al professore. Sì. Comunque grazie Walter, grazie a Rino. Allora se senti la luce, per favore, continua un attimo così. Volevo fare una domanda, la croce di Amalfi ci assomiglia un po', non c'entra qualcosa? Veramente questo non te lo saprei dire,
La croce di Amalfi, Walter. Ma è sempre legato a una questione dei patimenti di nostro Signore. Sì, però non penso che abbia qualcosa a vedere con i Templari. Comunque riguarda sicuramente la religione cristiana, come riguardava quella. Ti posso dire che quella, per esempio, di Malta, è già, quella dei Cavalieri di Malta è già completamente diversa perché ha 8 punte, perché richiama le 8 beatitudini di Matteo, dell'Apostolo Matteo. Quindi le 8 beatitudini vengono rappresentate dalle punte della croce di Malta. Però i cavalieri di Malta non hanno niente a che vedere con i templari, come neanche i massoni hanno niente a che vedere con i templari, perché sono cose completamente diverse, collegate nell'ambito esoterico, ma non nell'ambito storico. Okay? Allora, andiamo avanti e vediamo chi è stato il fautore del prestito che è stato fatto ad Alessandro III, è stato questo maestro templare, Bertrand de Rochefort, che ha avuto praticamente una carriera abbastanza brillante, e ha avuto combattimenti anche ha guidato truppe un pochino in tutta l'area del Mediterraneo, dall'Egitto arrivare fino al Medio Oriente, tutto, combattendo addirittura contro Nureddin, che è stato uno dei musulmani e degli islamici che ha contrastato quella che era la lotta fatta per le crociate. Chiaramente il periodo, si tratta proprio del maestro che era in carica nel momento in cui c'era praticamente maestro templare dal 1156 al 1169, viene a cadere proprio nel momento in cui poi Alessandria verrà fondata nel 1168. Quindi il Blanchefort che cosa fa? Praticamente fa questo, cioè praticamente rilasciò una lettera di credito che permise ad Alessandro III di dare il denaro necessario ai quattro borghi per potersi unire e fondare la città di Alessandria nel 1168. Rolando Martinelli, che poi diventerà con il nome di Alessandro III diventerà Papa, grazie appunto all'aiuto dei Templari, rese possibile l'unione di Bergoglio, lo ha detto tra Monti e Marengo. È chiaro che a lui vengono consegnati 500 pezzi d'oro. Il discorso probabilmente della riunione, che sono stati trovati nella carta i nomi di questi quattro borghi, e chiaramente non è la causa, non è stato il motivo per cui principale per cui ho avuto questo prestito, anche perché ricordiamoci che la città di Alessandria è più che altro legata alla Lega Lombarda contro il Barbarossa, la storia la sappiamo tutti, perché è quella trita e ritrita che si ripropongono sempre. Però è stato importante perché comunque lui ha collaborato facendo appunto una donazione perché riguardava appunto la fortificazione della città, per quanto riguardava la possibilità di dare una forza armata alla nascente città di Alessandria. Vedete che c'è il sigillo tipico dei templari, di tutti i maestri templari, sono due cavalieri templari a cavallo, uno attaccato all'altro, perché era il simbolo della protezione, perché si proteggevano a vicenda anche durante i combattimenti. Adesso Walter, che vabbè, lui è bravissimo, giustamente avrebbe potuto raccontarvi anche molto di più, perché loro sono bravi proprio anche come ricercatori storici. A me interessa più che altro farvi vedere quel documento che è stato trovato, che riguarda la città di Alessandria, quindi più o meno la storia dei Templari l'avete capita, e la loro ricchezza veniva comunque utilizzata anche perché rendesse ancora di più, quindi con dei prestiti che venivano fatti ai papi o a chi per essi, magari anche agli altri prelati, ed era proprio una cognizione, cioè una condizione del loro essere. Il giuramento praticamente ve l'ha detto prima Walter, vi ha spiegato quali erano gli obblighi dei Templari. Mentre vediamo chi era questo Jacopo Caetani degli Stefaneschi, era figlio del senatore Pietro Stefaneschi di Perrorsini, venne istruito a Roma e poi all'Università di Parigi, dove si specializzò in filosofia e sacra scrittura prima di tornare in Italia, dove la famiglia lo indirizzò anche allo studio del diritto canonico e civile. Perché sì. Ma Caetani erano quelli di Sermoneta, di quelle parti della zona di... No, perché c'erano stati anche in quella zona lì.
e quindi è entrato nella cerchia degli aiutanti di Celestino. Lui è infatti nel convegno che c'è stato Notte Templare 8, che è avvenuto praticamente il mese di settembre nella zona di Abruzzese, a Prato alla Peligna, c'è stato un mio intervento perché nello stesso, diciamo, Opus Metricum, quello che è stato scritto da Jacopo Stefaneschi, praticamente c'era il prestito che aveva fatto, che aveva ricevuto Celestino V per la fondazione di alcune magioni nella zona della Valle Peligna in Abruzzo. Quindi poi fu revisore della Sacra Rota, poi Bonifacio VIII, dopo Celestino V, che come ricordate tutti è il Papa del Gran Rifiuto, quello citato nella Divina Commedia, quello che rifiutò appunto, lasciò il papato, come un po' come è successo finalmente con Benedetto XVI, e gli successe proprio il Papa Bonifacio VIII. E vabbè, poi diciamo che lui era uno scrittore, coltivò tanti interessi per la letteratura e la liturgia, soprattutto fu un grande ricercatore, e scrisse poi, anche perché lui viene a essere praticamente a vivere nel XIV secolo, trovò diciamo, nell'archivio Vaticano dei documenti che riguardavano i rapporti proprio tra i templari e la Chiesa. Fra queste carte c'era praticamente anche quello che andiamo a scoprire stasera. Vedete, lui scrive l'Opus Metricum che riguardava appunto la storia di Celestino V, ma poi avvenne anche una scrittura di un secondo Opus Metricum che non era più un poema come il primo, perché il primo era un pochino un poema cavalleresco che era appunto scritto in esametri latinici sulla vita appunto di questo Papa, e con l'aggiunta diciamo che quello che era la vita dei Celestini, cioè dei frati che seguivano appunto Pietro da Borrone, che era praticamente il Papa Celestino V. Lui praticamente scrive altre cose, tra cui appunto quella che cui Celestino V scopre dopo di Nemo un secondo, che chiese in prestito a Jacques de Molay dei pezzi d'oro per poter appunto fondare queste magioni nella zona della Valle Peligna, comunque nella Bruzza. Poi vabbè, ci fu anche in quel periodo ci fu anche il fatto dei papi di Avignone, dei due papati che si dividevano tra Roma e Avignone, e vabbè, poi comunque vabbè, racconta anche delle storie come quella di un salvataggio miracoloso di un giovane condannato a morte per opera della Vergine. Non sappiamo chi sia la Vergine, però dovrebbe essere Maria di solito. Questo è il quello che c'è scritto nella carta. Vedete, Ego Alexander, plenitudine officiorum suorum, ac momentum ecclesiae suae conscius necessitatem, dedi ad tuendam territorum, quem fedus lombardorum, elegerat ut civitatem novani inter Tanaro et Bormida, costituente ac regionem frequentaret Munia. Odie acipit summam quingentorum numorum aureorum, perché come voi ben sapete ultimamente nell'Accademia della Crusca è stato stabilito che gli antichi i romani, i latini non utilizzavano i francesismi che usiamo noi per leggere a U tipo O, oppure perché leggevano per esempio Cesare, che noi diciamo sempre Cesare quando leggiamo in latino, no, Caesar. È giusto dire, proprio scandire bene tutte le vocali. Sono riuscito ad arrivarci con degli studi particolari che hanno stabilito che la fonetizzazione delle loro parole attraverso lo studio di dialetti tipici della zona del Lazio, comunque dove poi nacque praticamente Roma e tutta la sua civiltà, ha questo tipo di fonazione. Quindi al Magistro Bertrando de Blanchefort, Templari a fondazione conferendi, confirmas conventus Villarum Gamondium, Vergolium, Arboretum, Tecnarene, Venetis, prima calendas, 1 ottobre, novembre dell'anno 1167. Poi dice che si vede sulla carta, subscrizione, set sigilla, duorum, redemptorum, secundum, Jacopo Stefanesco, questo
è la traduzione della lettera di credito. Io, Alessandro III, nella pienezza dei suoi doveri, consapevole dell'importanza della sua Chiesa, data la necessità di tutelare il territorio scelto dalla Lega Lombarda per formare la città di Civitas Nova tra il Tanaro e la Bormida e per popolare la zona e fortificarla, oggi riceve la somma di 500 monete d'oro dal maestro templare Bertrand del Rochefort per contribuire alla fondazione incentivando la riunione dei borghi di Gamondi, Umbergoli, Monopoleto e Marengo, e questa è una storia assoluta. Venezia, 1 ottobre dell'anno del Signore 1167. Seguono le firme sigilli dei due contraenti, Jacopo Stefanesco e il secondo arcivescovo segreto Vaticano. Alessandria si dimentica, come sempre, delle scoperte utili da arricchire la sua storia, ed è per questo che i storici locali sono costretti ad andare a pescare sempre dalle solite fonti. Forse vi passo di farlo svegliare? Ricordate i 15 cavalieri templari di Alessandria e provincia, ripetita io, stavolta sono io a ripetere perché vi voglio far passare un attimino di nuovo in rassegna i 15 templari che sono stati ritrovati nel rotolo di Sivo. Che cos'è il rotolo di Sivo? È uno scritto risalente al 1334, legato a mano su pergamena da un rabbino francese, David Ben Gershon de Jardinien, ricopiando probabilmente un manoscritto che riportava la cronistoria dell'ordine templare, ma soprattutto tutti i verbali contenenti i giuramenti dei vari cavalieri sotto i maestri dell'ordine del Tevere, nell'arco di due secoli. Lo redassi in ebraico a forma di rotolo per ricordare la Sefer Torah, sarebbero i rotoli del Pentateuco, i cinque libri dell'Antico Testamento ebraico. Nel 2018 fu donata dalla Sinagoga di Perpignano alla Biblioteca dell'Università Ebraica di Gerusalemme, che aprendo la Aron HaKodesh, che sarebbe il contenitore che tiene i rotoli della Torah, in ebraico chiaramente, scoprì che non si trattava di una Torah ma di un documento storico importantissimo, tanto da essere custodito nell'archivio segreto a disposizione solo degli accademici, quella richiesta al Ministero della Cultura chiaramente dell'Università di Gerusalemme, da cui abbiamo avuto il permesso per poterlo presentare. Questo va bene, quello che è stato scritto che riguarda la zona di Alessandria, i cavalieri che sono venuti dalla provincia e non soltanto da Alessandria città, scritto in ebraico, e questa è la traduzione. Nel 1274 giunsero dal Piemonte a Roma un moltitudine di pellegrini aspiranti cavalieri templari che, avendo eseguito le pratiche ascetiche necessarie e sapendo della presenza di Guillaume di Beaujeu, Guglielmo di Buongioco, al concilio di Lione II di Papa Gregorio X, giurarono alla sua presenza fedeltà al tempio e furono nominati cavalieri. Ecco di seguito i loro nomi e la loro provenienza: da Alessandria de Palea, Aldobrando Cermelli, da Gamondu. E lui qui ti giura. Da Alessandria de Palea, Berardo Castellani Bernani, da Gamondu. Da Alessandria de Palea, Tommaso Cassagni, da Gamondu. Da Alessandria de Palea, Giovanni Carabelli, da Bergoglium. Carabelli poi diventerà Carabelli, cioè ci sono tanti nomi, Scarabelli, poi, cioè, i cognomi poi verranno, comunque chiaramente delle queste famiglie verranno poi anche cambiati con l'andare del tempo. Sempre da Alessandria de Palea, Andrea Felizzani, da Gamondio. Poi Domenico Ferrari, da Roboretum. Roboretum è dove c'è la chiesa di Santa Maria di Castello, l'antica Roboretum. Poi Giacomo Gambarini, sempre da Marengo. Ricordatevi quei nomi perché magari molti li trovate anche ancora oggi esistenti, anche se un po' cambiati, ma più o meno ci sono. Gentili Indiziati, da Roma, mi pare che in Alessandria ci sia una via. Sì, il palazzo. Sì, anche il palazzo, sì. Sempre da Roboretum. E poi Giuseppe Panizza da Bergoglium. Guido Malaspina da Bertona, perché consideriamo Bertona che l'hanno fatto. Malaspina è famosissimo anche quello come cognome per il nobiliare, perché sapete che i cavalieri templari dovevano essere dei nobili, quindi queste sono tutte famiglie nobiliari. Ah, questo è stato pubblicato sul National Geographic, questa scoperta, quindi ci sono stati anche praticamente pubblicati i nomi di cavalieri templari, ma sui giornali locali, non voglio fare nomi, non hanno dato molta importanza, anche perché giustamente hanno cose ben più importanti, le sagre del salamino, le polentate, cioè ci sono tutte quelle cose che veramente aiutano molto la cultura, perché si dice che a pancia piena si ragiona meglio, anche da noi in Calabria, io vengo dalla Calabria Saudita, quindi anche da noi in Calabria più o meno si ragiona nella stessa maniera. Noi abbiamo origini molto più antiche, quindi anche perché
siamo stati veramente mischiati di un sacco di popolazioni. Però avendo una mamma di origine toscana, io mi definisco magno greco etrusco, perché comunque così almeno ci butto dentro più antiche civiltà possibili. Dertona, sapete che il termine deriva da, la parola Dertona deriva dai liguri dectunini che abitavano questa zona prima ancora dell'insediamento dei romani, perché i nomi più che altro derivano insomma quasi sempre dalle popolazioni liguri, come Libarna deriva dai libui o libici, che erano le popolazioni liguri che abitavano in zona. Poi c'è per esempio addirittura reminiscenze celtiche nella zona di Parodi Ligure. Parodi era il pagus degli Odi, cioè il villaggio degli Odi o Odiates, che erano praticamente le popolazioni celto-liguri che abitavano nella zona, perché un po' più su c'è Tramontana e Tramontanino, che sono due zone bellissime dove c'è un bosco celtico meraviglioso con un dolmen, e ci sono anche un paio di menhir infilati nel bosco, dove ci sono i massi con il trescele era praticamente un masso dove si svolgevano i sacrifici e venivano sacrificati degli animali e poi dovevano riempire le tre coppelle collegate delle canalette, e questo è un rito che facevano i celti. Infatti Tramontana deriva dal termine celtico drumeneton, che vuol dire dentro il bosco sacro. Poi da Dertona a Don Brandino Ferrari di Strata, che era Clavinium, è un altro paesino vicino, sempre a un villaggio vicino a Tortona, ai tempi dell'antica Roma. Da Casalis Pietro di Monferrato, da Lacus, che era sempre un posto di Casale, si chiamava Lardacate durante il periodo romano. Famosa è la tavola di Lardacate, che è un oggetto in bronzo con dentro specificate alcune leggi che sono state ritrovate nel fiume del Po, proprio nell'altezza di Casale. Poi c'era Marco Visconti da Monterionum, che era un altro villaggio vicino a Casale, di cui sono andate un po' perse le tracce. E poi da Acqui c'era Anselmo Paleologo, i ragazzi della Nuova Regia sono di Acqui, e quindi Acqui era questa stazione, era abitata dai liguri stazienti, che chiaramente utilizzavano questa zona anche dalle acque termali. I romani, Acqui stazione, diventò un centro molto importante, tanto è vero che nella tavola peutingeriana, che è la più antica mappa stradale, la guida Michelin della storia, che riprende comunque una mappa di epoca romana, Acqui è segnata con una grandissima costruzione quasi a livello di città importanti come Roma e Firenze, proprio perché le città termali nell'antica Roma erano molto considerate. E dunque poi ce n'è un altro da Novi, ecco, c'è anche un novese, Teodoro Cavanna, che però allora Novi era sotto Alessandria de Pavia, cioè non era, perché poi diventerà più avanti, diventerà dominio del Milano, dei vari Ducati o di Genova. Quindi, avendo visto l'affare, abbiamo stabilito che quindi c'è stato un intervento economico per la fondazione della città di Alessandria dovuto ai Templari, non si fermano solo qui, abbiamo anche questi 15 cavalieri, e abbiamo praticamente visto in generale come si svolgeva la vita di un cavaliere, di un monaco cavaliere templare, e di conseguenza possiamo anche terminare qui. Grazie per l'attenzione, qui c'è la spada, una delle spade di Walter Siccardi, fotografata da Vittorio Destro, che è un fotografo molto bravo, che aveva partecipato alla conferenza, una delle tre conferenze che ho fatto prima sui Templari. Di che cosa vi parlerò invece tra due lunedì vi parlerò di questo. Beh, innanzitutto sperando in un'apertura mentale verso la storia più antica, visti i riscontri gentili, e di un'attenzione maggiore da parte di tutti gli alessandrini. Arrivederci al 28-11, io leggo quello che scrivo io, che è un fenomeno. E 100 anni fa la scoperta della tomba del faraone bambino Tutankhamon. Ricordate che nel 1922 Lord Carnarvon e Howard Carter, soprattutto Howard Carter, che non era un archeologo, diciamo che si è improvvisato tale, ma di solito le scoperte più importanti le fanno quelli che non sono del mestiere, le fanno i non addetti ai lavori per caso. Infatti lui deve ringraziare un bambino che durante gli scavi inciampò in uno scalino, e quando lo andò a dire ad Howard Carter, Howard Carter cominciò a scavare in quel punto della Valle del Re che non aveva ancora visto e visitato, e dopo, dietro altre due tombe, trovò poi la tomba, la KV62, King Valley, KV vuol dire King Valley, la Valle dei Re,
porta il numero 62, la tomba di Tutankhamon, e effettivamente quando arrivò poi l'Orcanon verso il 28-29 di novembre, venne avvisato più o meno, riuscirono ad aprirla e videro delle cose fantastiche, come disse lui stesso quando videro il tesoro di Tutankhamon, che poi non era neanche il suo, perché doveva essere quello sicuramente dei suoi genitori, cioè di Akhenaton, e forse neanche Nefertiti era la mamma, ma c'era, lui aveva un'altra concubina, e di conseguenza ha avuto questo figlio e anche una figlia, Anxenamun, che vi ricorderete come nome nel film La Mummia, che era la sorella, quindi lui sposò sua sorella praticamente. Infatti quando trovarono nella tomba i due piccoli sarcofagi con i feti dei bambini che perse, dei gemelli che perse appunto sua moglie, perché chiaramente tra consanguini si sapeva che non doveva essere bello accoppiarsi anche per questo motivo, ma loro probabilmente con le loro conoscenze mediche non erano ancora arrivati a scoprire questo. Quindi parleremo di questa scoperta vedendo e guardando quelle che sono praticamente le foto fatte all'epoca, e quindi avremo tutta una serie di fotografie in bianco e nero tipo questa, con tutte le fasi della scoperta. Adesso oltretutto il tesoro di Tutankhamon verrà trasferito proprio alla fine di novembre nel nuovo museo egizio che è stato costruito vicino alle piramidi, che è un'opera veramente faraonica, poteva essere altrimenti, che d'altronde considerando che Napoleone ha portato via buona parte dei reperti dell'antico Egitto quando ha fatto la campagna in Egitto, ne ho parlato l'altra volta al Castello di Marengo durante la mia conferenza proprio sulla campagna d'Egitto di Napoleone, e la scoperta della stele di Rosetta che porterà poi a tradurre i geroglifici. Tutte manco a farla apposta, questi due avvenimenti sono avvenuti uno 200 anni fa e l'altro 100 anni fa, ecco perché quest'anno ci stiamo dietro tutti quanti noi che siamo addetti ai lavori. Quindi chi vorrà partecipare, penso non ci siano problemi di posto, al limite si può telefonare per avere un'informazione migliore, per avere anche la prenotazione dei posti, è sempre valido il discorso. E ne approfitto per ringraziare ancora voi che avete partecipato, il museo che mi ha ospitato, la Nona Regio con Walter Siccardi e Arrigo Berti, che sono veramente, loro sono veramente dei grandi rievocatori storici, perché come avete visto dai loro vestiti studiano perfettamente ogni minimo dettaglio. E devo ricordare poi ancora il faraone di origine alessandrina, Tutankhamon, che è stato praticamente uno dei faraoni più delle varie dinastie che ci sono state. Va bene, vi ringrazio, scusate, grazie. Finiamo qui perché ho una mamma da andare a vedere.